Ciao a tutti, benvenuti a questo nostro nuovo video. Noi oggi recensiremo l'ultimo film con Hugh Jackman, Human Droid. Il film è scritto e diretto da Neil Blomkamp, già regista di District 9 e di Elysium. È lui che ha diretto lo spot commerciale del 2004 della Citroen C4, in cui l'auto in questione si trasformava in un robot stile Transformers e ballava di pop. Il film è la versione cinematografica del cortometraggio Tetraval, disponibile su YouTube, scritto e diretto dallo stesso Blomkamp. Le riprese del film hanno luogo a Johannesburg, in Sudafrica, paese natale del regista. Personalmente, oltre alla splendida interpretazione di Dev Patel e l'originale interpretazione di Hugh Jackman, che raramente interpreta il ruolo del cattivo, vedi Robert Anger in The Prestige di Christopher Nolan, bisogna dare il giusto merito anche alle capacità attoriali di Ninja e Yolande Visser, due membri del gruppo musicale hip hop sudafricano di Antwoord. Il ruolo di gangster interpretato da questi due cantanti sembra essere molto affine al loro vero carattere. Infatti il gruppo di cui fanno parte ha rifiutato nel marzo 2012 la proposta della cantante Lady Gaga di aprire i concerti del The Born This Way Tour. Inoltre il gruppo ha in seguito pubblicato il video ufficiale della loro canzone Fetty Boom Boom, dove l'americana viene derisa e mostrata satiricamente incapace di far fronte ai pericoli della vita in Sudafrica. Personalmente ho trovato la recitazione di Hugh Jackman un po' sottotono, ma non per colpa tanto dell'attore, ma per colpa del ruolo non molto definito. Infatti gli attori, paradossalmente gli attori famosi come lui o anche la stessa Sigourney Weaver, che interpreta anche lei un personaggio abbastanza negativo nel film, sono stati messi abbastanza da parte, non sono stati molto approfonditi, a differenza di quelli interpretati degli attori meno conosciuti, come lo stesso Dev Patel. Quindi se devo trovare un difetto a questo film è quello che secondo me molti personaggi non sono stati ben delineati. Ho apprezzato invece tutto il personaggio di Chappie, le cui movenze sono state fatte da Charlotte Copley, che è un attore che ha collaborato in tutti e tre i film di Neil Blomkamp. Infatti in Dove Elysium interpretava il cattivo, mentre in District 9 l'antieroe protagonista. Comunque consiglio questo film ai fan del regista Neil Blomkamp, perché riprende dei temi che sono già stati affrontati nei suoi due precedenti film e li amplia. Per tutti gli altri non so se potrebbe essere un genere che può piacere a tutti, diciamo, perché comunque non è un film esente da difetti, ma in ogni caso secondo me è godibile e si lascia guardare per tutta la sua durata. Concludiamo augurandoci che questo video vi sia piaciuto, vi invitiamo a mettere mi piace, a lasciare un commento e a iscrivervi al nostro canale YouTube, mentre mi piace anche alla nostra pagina Facebook. Grazie a tutti di averci seguito, al prossimo video, ciao a tutti! Ciao!